50 km 0, ben ritrovati. Siamo con Ciro Esposito, il nuovo allenatore della Juniores del Tegole. Intanto Ciro, ti ringrazio per la tua disponibilità verso 50 km 0 e sicuramente questa per te è una scelta importante. Sì, innanzitutto voglio ringraziarti fortemente perché mi dai la possibilità appunto di spendere due parole per questa nuova avventura nella quale ho creduto molto, ho visto il passato importante di questa società che fondamentalmente attraverso proprio i giovani vuole ritornare in quelle categorie che in passato l'hanno vista appunto protagonista in eccellenza, dove sono passati tanti giocatori e tanti allenatori. Di spessore. Sì, quindi... infatti la cosa più importante, appunto, come dicevo prima, che mi coinvolge è questa valutazione dei giovani di mettere appunto in condizione una società di usufruire delle proprie retrovie per salire appunto le categorie. Quale miglior modo scendere settimanalmente a allenare giovani con la prospettiva di crescita e di crescita importante della prima squadra. Esatto. Poi del resto a te, diciamo, tutta l'esperienza non ti manca, insomma, hai avuto, diciamo, sei stato alla Terina, sei stato all'Alchimera, all'Orange addirittura, hai raggiunto una bella salvezza con i giovanissimi regionali, poi gli ultimi tre anni a Capolona, dove sicuramente l'hai portato risultati importanti. Sì, sì, anzi, per non allontanarmi già tanto dall'ultima avventura, sì, fondamentalmente questi tre anni di Capolona hanno fatto crescere me e chiaramente hanno fatto crescere i giovani che sono passati in questi tre anni, perché poi sono partito con 97, 98, 99, quest'anno ho avuto anche insomma il piacere per un paio di mesi di allenare 2000 e quindi di annate ne ho visionate, insomma. Ragazzi, insomma, è tanto sì, crescere sì, passare sì. Sotto le tue mani 2000 che li vai a ritrovare insieme ai 98 e 99 al Tegole. Sì, stiamo mettendo su una bella squadretta appunto mista di giovani, perché poi ripeto, io non ho paura di far giocare i giovani, anzi credo molto in loro e quindi tanta possibilità. Bisogna lavorare e sudare il fazzo dalla mano. Come dico sempre io, il lavoro, se fatto bene, alla fine ripaga sempre, sia per le soddisfazioni personali che per appunto la crescita dei ragazzi. Prima abbiamo parlato del blasone del Tegolente, ma sicuramente quest'ultimo campionato vinto ha rigenerato nuovi entusiasmi, no? Sì, poi hai visto... sono queste realtà, sembra di stare lontano dalle città, invece poi si vive il calcio, trasmette delle emozioni e quindi delle soddisfazioni. Noi alleniamo per passione ecco, non, cioè. E quindi la passione è alla fine il regalo che ci può gratificare, vedere giovani che comunque non smettono innanzitutto di giocare a calcio. Questa è una bella cosa, bisogna fare in modo proprio una volta che arrivano a 17 anni non si smette più. No, di farli rimanere il più possibile appunto legati a questo sport, che è una cosa meravigliosa, per quanto è chiaro, bisogna fare sacrificio, bisogna sudare, nessuno regala niente, no. Però è bello, dai, specialmente in realtà come questo, come Tegoletto, dove magari un intero paese si stringe intorno alla squadra. Sì, io... La tribuna sono arrivata anche a 100-200 persone, insomma. Che come dire, in seconda categoria è difficile anche vedersi. Sì, sì, no, questo già ho potuto percepirlo, anche se ancora non è iniziata questa avventura, però già si percepisce che il paese è vicino alla squadra. Io ho conosciuto alcuni personaggi del passato per carta d'identità, però sono appassionati, sono tifosi della loro squadra del paese. Come quindi... il presidente, come il vicepresidente Bonci, che è lì da una vita. Esatto, mi riferivo a lui. E anche in questo periodo ha cercato di
come dire, sensibilizzare Sì. la gente di Tegueto a dare una mano a questa società che ha voglia di crescere e recuperare quelle che erano i fast del passato. Sì, lui è un collant molto, come dire, determinante perché lui appunto racchiude quella gloria del passato e la esterna, la manifesta e la fa coinvolgere chi gli sta attorno, insomma. Con il DS Chianucci, l'allenatore avversario, ha avuto modo di incontrarlo, di parlare. Sì, sono rimasto già molto contento di questo scambio di vedute. Perché dovrei collaborare con loro? Certo. Ribadisco questo concetto. Ho trovato persone che come me credono nei giovani. Avantario, l'ha dimostrato vincendo un campionato e con dei giovani. L'età media 26 anni, Sì, quindi voglio è dire. vero. Bene, bene, Se non guarda. è, se non è sotto, da sottolineare questo. Certo. Beh, Ciro, penso che con questi sia tutto, almeno per il momento. Poi ci Sì. ritroveremo sicuramente più avanti Volentieri. per conoscere i nomi di quelle che sarà la tua nuova squadra. Ti Volentieri, volentieri. ringrazio per la disponibilità, per il supporto al chilometro zero e rinnovo i miei invito. Buon a te sempre. Grazie a tutti. Grazie.